Ce n'hai un altro? Beh, questa è una bomba, ragazzi! Fotografia al ristorante, sto facendo quello dove vengo meglio. Ti mandi i saluti. Questa è fantastica. Come sto? 3, 2, 1, taglia le fogne. Taglia, sono sindaco. Vengo volentieri a Enziteto perché ho la sensazione davvero di essere il sindaco di Bari, ho la sensazione di conoscerli tutti, di ricordarmi nel dettaglio quali sono i loro problemi e ho l'impressione di essere stato utile. Poi, allora questo signore è soprannominato Umano, perché io non ero ancora candidato, stava guidando una bestia di 8 metri, esce dal finestrino da qua, e mi dicono, rompi giù il culo, e mamma, sta qua vicino, e perché non viene? Sta facendo servizio. E papà? Sta sotto. E digli, vai a dire che stai Emiliano, digli. Le strade stanno a rifare. I nomi alle strade, se non mi... Questo sono bellissimo. Il consultore l'abbiamo aperto. Sì, certo. E beh, ci attacchiamo. No, ci manca. Io manco che dica tre anni. Signore, lo tengo ottimista questo. Buonasera, buonasera. Buonasera. Il sottosegretario Gaglione. Molto piacere. Buonasera. Come va? Buonasera, buonasera. Signore Emiliano, se per lei. Grazie. Se la legge con calma. Va bene. E tu da dove vieni fuori? Di da casa mia. No, niente, mamma, lo teneva lui. E tu ci stai facendo un udesto da dare a Fredani. Praticamente quelli non riescono a fare un documento che si chiama DURC, che serve a fare il pagamento. Ecco perché Enziteto è importante, è un posto dove ci ricarichiamo e soprattutto riprendiamo lo slancio verso le cose nuove che dobbiamo ancora fare, che spaventano ovviamente, come tutte le cose nuove, ma verso le quali siamo attratti irresistibilmente.